Nel 2000, da ministro dell'agricoltura, insieme al compianto Tullio De Mauro, ministro dell'istruzione, reintrodussi la festa degli alberi nelle scuole. Una iniziativa che va avanti adesso da 20 anni, è arrivata al 20° anno, e il 21 marzo e il 4 ottobre di ogni anno, l'usanza di piantare gli alberi nelle scuole, di mantenere questo senso importante di vitalità, di educare i nostri giovani all'amore per la natura. Ricordiamoci che questo è anche l'anno della salute delle piante proclamato dalle Nazioni Unite. Eravamo qui proprio con il responsabile della FAO a raccontare l'importanza del mondo vegetale. Pensate che il 97% della materia vivente in tutto il pianeta è vegetale. La materia, come dire, vivente data da noi altre specie animali è una parte molto piccola, quindi questo mondo deve moltissimo proprio alla bellezza della natura e del mondo vegetale. Quindi la festa degli alberi nelle scuole è una grande opportunità e anche in questo momento difficile, delicato e salvo diverse, come dire, disposizioni, noi vogliamo fare in modo che si piantino gli alberi nelle scuole. Magari non potremo fare le iniziative con tanti alunni o bisognerà farle in modo molto più ridotto, ma è importante mantenere questo segno di attenzione. Io sono particolarmente contento che il sindaco Vittorio D'Alessio, sindaco di Mercogliano, bellissimo comune che si trova nel parco naturale del Partenio, dove esiste anche il bellissimo santuario benedettino di Montevergine, abbia deciso quest'anno non solo di aderire, ma di rilanciare la campagna della festa degli alberi nelle scuole, annunciando la piantumazione di alberi nelle scuole del paese. Ovviamente le iniziative si terranno a porte chiuse o semplicemente, non essendo a porte chiuse perché all'aperto, con pochissime persone, giusto chi pianta l'albero e qualche riferimento, oppure se le condizioni saranno migliorate, magari con qualche presenza in più. Quindi io ringrazio il sindaco di questo annuncio. Manteniamo la distanza di sicurezza anche in questa intervista e direi al sindaco di dire qualcosa. Sì, io ho colto con piacere l'invito del professore Pecorario Scanio ad piantare questo albero all'interno di un luogo che sceglieremo. Mi auguro che sia una scuola, un istituto scolastico di Mercogliano, perché siamo molto sensibili al tema dell'ambiente e soprattutto queste iniziative non devono esserci soltanto 2 volte all'anno, come poc'anzi diceva il professore, il 4 e il 21, ma ci auguriamo che possano essere iniziative che si possono ripetere, ecco, sul nostro territorio con una cadenza maggiore. Voglio annunciare che c'è un giovanissimo alunno delle scuole di Avellino che mi ha proposto di fare una passeggiata insieme a lui per poter individuare delle aree nel nostro territorio per poter piantumare, ecco, non solo alberi, ma anche delle piante officinali che possono essere utili alla salute. Uno dei nostri progetti è quello di realizzare poi il nostro viale alberato, che è la nostra, come dire, la nostra vetrina, un viale sensoriale con tutte piante che possono essere utili anche, soprattutto ai malati di Alzheimer, quindi un'iniziativa importante che è in fase di progettazione. Bene, io credo che tutte le iniziative che mettono insieme ambiente e benessere sono importanti. Peraltro noi già abbiamo sostenuto l'iniziativa di pulizia dei viali verso Montevergine fatta dall'Associazione Irpini della Capitale, e l'Associazione Irpini della Capitale, un'associazione dei cittadini irpini che operano nella città di Roma, sarà partner anche di questo evento con la voglia di fare il bene del loro territorio, ma che poi è il bene di tutti, perché mettere più alberi fa bene, visto che noi, come esseri umani, respiriamo ossigeno grazie alle piante e produciamo CO2, però la nostra CO2 non la possiamo evitare, quella dei combustibili fossili cercheremo di evitarla il più possibile per uscire dai combustibili fossili e per rilanciare le iniziative di Opera 2030, che è la rete per arrivare entro il 2030 a un pianeta che cerchi di evitare l'estinzione della specie umana.